nostro giro di fine anno non poteva mancare una breve, seppur dovuta e soprattutto simpatica visita a Serpico, che di nome fa Alessandro, figlio del grande Nicola, diciamo, possiamo dire l'inventore della vendita dei prodotti tipici dell'isola qui, almeno a Forio. Ecco Sandro, tu hai preso in mano una bella iniziativa, ovviamente l'hai anche modernizzata nella tradizione, nell'antico, e praticamente ti stai facendo onore non solo a Forio. Vuoi darci un'idea per il prossimo anno, Alessandro, e soprattutto come ti sembra questo fine anno? Ma un'idea politica, spero non politica. No. No. Ce ne sono tanti altri. No, un'idea mondana. Culturale. Come ti vedi? No, io spero, che ne so, del prossimo anno? Sì. Ah. Quest'anno ci siamo difesi bene, anche tutti gli ischitani vedo che sono stati a risparmio, sono stati attenti, hanno investito bene, un po' tutti siamo attenti a investire meglio. Quindi le cose sono più selezionate, più mirate, le spese e gli investimenti selezionati e molto ben mirati. Quindi secondo me può anche essere un'occasione che noi in Europa abbiamo questa crisi, perché può essere che noi ce l'abbiamo adesso, come ha avuto la Germania 5 anni fa, no? 5 anni fa, e poi meno male l'ha avuta quella crisi, perché da quella crisi, da quegli sforzi, da quella attenta, da quella paura che hanno avuto, si sono poi ripresi e sono i primi in Europa. Io spero che anche noi con questa crisi possiamo svoltare, proprio con questo, perché solo quando ci sono i problemi poi uno fa una svolta. E questa può essere un'occasione per l'Italia veramente di dire basta, noi siamo scocciati, vogliamo veramente crescere e sviluppare un po' come nel Rinascimento italiano, che eravamo i primi nel mondo. Quindi da questa crisi io posso solo ottimisticamente sperare che noi avremo un grande boom economico, ci rimettiamo tutti a lavorare, ci impegniamo e ci sia una rinascita dell'Italia nel mondo, che tutti ci aspettano, perché tutto il mondo parla di noi e vuole i prodotti italiani, vuole l'architettura italiana, vuole la musica italiana, vogliono, basta che gli dici Italia nel mondo. Ecco Alessandro, tu per quanto mi riguardi apri una porta già aperta, cioè noi che viviamo di turismo e abbiamo la fortuna di vivere su una delle isole più belle al mondo, in effetti dobbiamo offrire quello che offri tu, cioè dobbiamo offrire le specialità locali. Noi non dobbiamo mai e poi mai aprire un McDonald's qui, dobbiamo offrire semmai Ugoluch qua a Pomalori e Pien da dentro, e non dobbiamo fare negozi che si trovano in tutte le città del mondo. Ecco, io mi auguro che molti ti seguano, qui all'angolo abbiamo via Sant'Antonio Abato e noi parlavamo poc'anzi con Franco Calise, il grande artista che è tornato da Capri qui nella sua Forio, no? Ecco, perché non riattivare l'artigianato locale? Ma il problema è che ci vuole un po' di tempo, uno dovrebbe fare un investimento un po' a tempo, tutti vogliono guadagnare i soldi veloce con poco lavoro, questo è il problema. Invece bisogna fare un investimento lento, che poche persone hanno voglia di fare un investimento lento, perché bisogna veramente insegnare a questi turisti i nostri prodotti, i nostri colori, le nostre specialità, il modo a che ora mangiamo, la mattina ci mangiamo pane e pomodoro, bisogna proprio portarli per mano in questa nostra cultura. Solo che ci vuole tempo, ci vogliono dei locali dove non si pensa solo a guadagnare quest'anno, ma dove si pensa al futuro. Seminare. A magari non guadagno molto, però piano piano la gente mi conosce, apprezza. È un lavoro di cultura, quindi bisognerebbe aprire dei negozi, dei ristoranti più culturali, dove uno veramente può stare a sentire. Ci vuole tempo che la gente si impari e poi apprezzano col tempo. È come questo corso di Forio che adesso è aperto al traffico, non capisco, perché per esempio a Via dei Mille a Napoli 20 anni fa, quando lo chiusero, tutti erano molto arrabbiati, tutti i commercianti arrabbiati. Adesso invece sono tutti contentissimi, perché sono il centro di Napoli con gli affitti più cari, i negozi più lussuosi. Bisogna aspettare, bisogna creare questo corso, quest'isola felice,
o questo corso o a città dove sia, bisogna investire su questo posto e aspettare e insegnare alle persone che qua si viene a passeggiare, che qua è un salotto, sono questi 200 metri, deve essere un salotto, questi 200 metri di salotto, per esempio io parlo adesso di me, questi 200 metri di salotto dovrebbe veramente diventare un salotto, solo che ci vuole tempo, bisogna avere pazienza e poi verranno gratificati col tempo queste strutture, i negozi. Ecco, Sandro, tu in effetti sei nato proprio nel cuore, dove stiamo proprio a fianco del mitico Bar Maria, sì, internazionale. E qui in effetti è nato il nostro turismo e non solo artistico e culturale. Qual è stata la tua maggiore soddisfazione di aver ripreso l'attività di tuo padre? La soddisfazione a me è quando entra un cliente o passa una persona e può sognare un poco la vecchia Forio. A me la mia soddisfazione è che un vecchio passa di qua e si sente rassicurato che la tradizione continua e che la cultura continua. Che un vecchietto... I giovani vedi speranza di ritornare all'antico nel futuro? Ma questo dobbiamo darlo noi l'esempio. Sì. Se io mi devo sforzare per prima insegnare a mio figlio le tradizioni e la bellezza di portare avanti le tradizioni, come noi tutti i genitori, se qualcosa non va bene nei giovani, bisogna vedere cosa si vede che abbiamo seminato male noi anziani. Il giovane fa quello che fa, l'anziano, è colpa nostra, non è colpa di... È un poco presto per sentirti anziano, però mi fa piacere che un giovane come te abbia già capito... Vabbè, ma comunque non è che sei proprio anziano. Comunque, grazie Alessandro. Un piccolo messaggio per il fine anno, per l'anno nuovo. Auguri, divertitevi e investite sul futuro. Grazie. Ciao, arrivederci.